Ciao a tutti e ben ritrovati sul mio canale. Dopo un po' di silenzio, finalmente riesco a fare un altro video e oggi voglio parlarvi dell'evoluzione della specie. Sicuramente conoscerete i prodotti Sihawk, nella fattispecie il veleno, questo è il mio personale, veleno 80, che ricorderete o magari avrete visto, ne avrete sentito parlare nella versione roller, ovvero la testata dove venivano montate le puleggi in derrin con il carichino Krabal suo nel lato inferiore per poter caricare il fucile in maniera agevole. Ma parlavamo di un roller. Il buon Salvo, che saluto, che è stato mio allievo nonché ideatore di questo fucile, al quale ho partecipato, ho l'orgoglio di dire che ho partecipato al progetto. Ha voluto evolversi, vista la tendenza di mercato di andare verso una propulsione inverter, e ha creato così, con lo stesso fusto, la stessa impugnatura, ha creato il Demon. Ha cambiato il nome e ha cambiato il sistema di propulsione. Non cambia il fusto, non cambia l'impugnatura, cambia la testata e alcuni piccoli accessori che ha montato. Nella fattispecie vedrete delle modifiche ulteriori che ho voluto apportare io per renderlo ancora migliore rispetto a quella che è la versione originale con la quale esce già dalla fabbrica, perché Sihawk lo dà con tre coppie di elastici montate di sotto, un carrello in derrin e la testata con le puleggie sempre in derrin. Caratteristica è poi questo aggancio degli elastici, che viene montato sotto il mulinello per agganciare il motore e altre due coppie di elastici all'interno, così come lo potete vedere montato qui sul mio personale. Ok? Quello che si può fare se uno ha già il veleno è chiedere a me o a Salvo direttamente di acquistare il kit per la trasformazione. Meglio ancora spedire il fucile a me o a Salvo per effettuare la modifica e quindi l'upgrade e farlo diventare da roller a inverter. Chi volesse poi fare il passo maggiore, quindi eccellere, rendere l'arma eccellente, può fare come me e creare la versione che io chiamo Deluxe o Ultimate, come preferite. Nella fattispecie io ho fatto modificare dalla Titanol le pulegge in titanio, spessorate, e ho chiesto il montaggio del carrello sempre in titanio con bozzelli in titanio di Alemanni, per gentile concessione di Alemanni e della Titanol. Questo mi permette di avere gli elastici allineati al fusto senza che però vada a toccare il carrello sul fusto, e posso montare tre coppie di elastici. Il motore agganciato qui nella parte più arretrata, in linea con il fusto, e le altre due coppie di elastici ben allineate. Adesso si accavallano un po', ma quando il fucile viene caricato si stendono lungo tutta la lunghezza perché il fusto è piatto. La variante che si può ottenere è mettere un altro carrello tipo questo della Hermes. Questo è per due coppie di elastici, ma esiste anche quello a tre e a quattro coppie di elastici. Anche questo in titanio, con sempre le pulegge Titanol sempre in titanio. In questo modo il fucile diventa ancora più performante perché ovviamente il titanio è leggero, è inossidabile, è eterno e soprattutto dà una scorrevolezza al cordame e agli elastici che la rende un'arma, direi, definitiva. Non resta che provarlo in acqua e fare qualche video così come ho fatto quando era veleno. Trovatemi il video sul mio canale, si chiama Due tiri velenosi se volete rendervene conto. Appena possibile, bagneremo anche questo e vediamo come spara. Grazie per l'attenzione e ricordatevi www.scubazarshop.com. Ciao a tutti!